e l'atmosfera fiabesca di Rapunzel Song, arrangiata da Raffaele Buscema, vi dà e ci dà il benvenuto a questa quarta kermesse di apertura dell'anno musicale della scuola di musica Peppino Galfo, della banda musicale Città di Modica Belluardo Risadelli. Dovrebbe essere la quinta, per motivi che è inutile sottolineare, l'anno scorso non si è potuta tenere questa splendida serata, e quest'anno quindi ancora più importante, perché è la serata che segna il ritorno alla musica, il ritorno alla scuola Peppino Galfo, una scuola dove sono attualmente presenti oltre 100 alunni, 105 dovrebbe essere l'ultimo numero, ma è in continuo aggiornamento perché le adesioni, le iscrizioni sono all'ordine del giorno, ed è veramente la scuola di tutti, visto che non ci sono età per fare musica, si va dai 7 anni dei bambini più piccoli a gli anta, non lo vogliamo dire, del più grande, del più esperto, che è Giorgio Terranova, al quale vorrei fare un applauso perché ha cominciato questo suo percorso. E insomma, è la chiara dimostrazione che non è mai troppo tardi per cominciare a fare musica. Allora io, prima di andare avanti con la scaletta della serata, ve li voglio presentare, quantomeno gli insegnanti, i responsabili di questa splendida realtà tutta modicana, a cominciare dal presidente della banda musicale Città di Modica Belluardo Risadelli, Luca Cataldi. Il maestro, nonché direttore della scuola di musica, responsabile di teoria e di clarinetto, Corrado Civello. Il responsabile delle trombe e di tutti gli altri strumenti della famiglia degli ottoni, Sergio Civello. Responsabile dei flauti è Antonella Linguanti. Per l'ottavino abbiamo Elena Borlizzi. Per i sassofoni Giampiero Fronte. Per quanto riguarda i violini, Daniele Ricca. Teoria e solfeggio, insieme al maestro Civello, Matilde Scarso. Avremo modo di parlare con il maestro nel corso della serata, ma intanto andiamo avanti con la scaletta. Andiamo alla fine degli anni 90, 1997, esce al cinema un film che farà la storia appunto del cinema internazionale, e mi riferisco naturalmente a Titanic. Tanto successo per questo film, ma tantissimo successo anche per la colonna sonora, che adesso ce l'ascoltiamo, arrangiata da Paul Martina, My Heart Will Go On. Sta arrivando, My Heart Will Go On, sta arrivando, il tempo, eccolo qua, eccolo qua, il nostro Leonardo DiCaprio.
Applausi più che meritati per questa splendida esecuzione di My Heart Will Go On. Prima di continuare, devo aggiungere due nomi al lungo elenco che vi ho presentato prima, come si dice nel mondo dello spettacolo, del last but not the least. Abbiamo alle percussioni il responsabile, il maestro Giuseppe Valenti. Per quanto riguarda l'oboe, invece, Luciana Danieli. Adesso è il momento istituzionale, invito il sindaco Ignazio Abate a raggiungermi per un saluto per l'apertura di questo anno musicale 21-22 e un segno del ritorno alla normalità, anche serate come queste. Buonasera a tutti, io penso che sono momenti particolari dopo il blocco, perché guarda, sembra che si era tutto fermato e invece la vita è ripartita ancora più importante. Io vedo che voi non vi siete fermati mai, perché il numero dei vostri partecipanti ormai che partecipano alla banda Città di Modica musicale del Belluardo di Starelli è cresciuto tantissimo. Se mi ricordo il primo giorno quando siete venuti col presidente, siete venuti a trovarmi, sai Ignazio, vorremmo costituire una banda, siamo un gruppo di amici e vorremmo di nuovo riportare la passione della musica, metterci insieme tutto quello che abbiamo fatto da piccoli. Non pensavo mai che potevate arrivare a tutto questo. Penso che, come si dice, siamo cresciuti insieme in questa misura. Io vedo ragazzine che erano piccolissime, ora sono ormai sono grandi e sono, credo, importanti quell'unità della banda. Io sono contento veramente per voi e per quello, il livello che siete arrivati, per l'impegno che mettete ogni giorno. Io penso dai maestri Civello, ma penso tutti coloro che ogni giorno fanno sì che questi ragazzi possano crescere, e farlo con passione e farlo veramente col cuore. Quest'arte bellissima della musica è sicuramente qualcosa che fa crescere dentro e fuori ogni singolo cittadino di questa città. Sappiamo quanto sia importante ormai la tradizione musicale a Modica, sia con le scuole, sia con l'esercitazione, sia con la presenza delle bande, ma questa è stata una scommessa, è sicuramente vinta. E vedervi tutti insieme oggi a ripartire così numerosi mi rincuora anche tanto su quella che è stata la scelta da parte dell'amministrazione di sostenere direttamente questi movimenti legati sia al movimento musicale ma anche a quello canoro, perché penso sono una parte importante della città e per ogni amministrazione deve sostenere direttamente questo. Quindi veramente complimenti di cuore, complimenti per il livello raggiunto, complimenti per riuscire a creare questo gruppo e stare tutti bene insieme, perché penso per essere tanti vuol dire che si è creato quell'ambiente giusto, che era quello che volevate fare qualche anno fa e ci siete riusciti. Complimenti veramente di cuore e in bocca al lupo per quest'anno, nuovo anno, speriamo di vederci anche nelle processioni, tutti insieme a partecipare alle processioni che abbiamo dovuto bloccare, ma penso che siamo sulla strada giusta e riusciremo di nuovo ritornare a quello che la città di Modica ha espresso in questi anni. Quindi grazie e buona serata a tutti voi, anche sarà un bellissimo spettacolo. Grazie al sindaco di Modica che mi fa un assist perfetto per il prossimo brano in scaletta. Anche se in realtà io, scusami se ti tolgo la parola, prego, così al volo, tu hai avuto il tuo ospite, io ne ho uno io. In realtà è una donna. Okay. È una donna che ha partecipato e dietro le quinte, ma quasi attivamente, alle nostre praticamente attività, avendo una nipote in banda. E voleva dire qualche parola, la signora Gianni. Prego. Io mi sento di aggiungere soltanto che questo gruppo, questa scommessa vinta, come ha detto il sindaco, è una scommessa che ha un grande valore etico e morale, e perché i ragazzi vengono seguiti anche nella crescita umana, i maestri, il maestro Civello in particolar modo, ma tutti gli altri hanno un'attenzione individuale per ciascuno di loro, quindi crescono piccoli uomini e piccole donne seguiti e non solo musicalmente, non solo quindi nell'arte della musica, ma anche umanamente, perché è una bella realtà
fatta di passione, di attenzione, ed è un esempio per la crescita dei bambini. Per esempio, le ha fatti, il maestro li ha seguiti, li ha fatti suonare anche d'estate, inventandosi la musica non va in vacanza. E beh, se ci pensate, quando tutti diciamo basta, devo staccare, per un po' devo staccare, il maestro non solo lavora, non solo lavora gratis, non solo non stacca, ma non fa staccare i bambini, gli allievi e i bambini, per modo di dire, perché alcuni sono anche grandi. E perché in questo modo passa il messaggio che la musica ha bisogno di suono, di fiato, e il fiato va allenato, e così come gli atleti non si possono fermare, anche i musicisti non si possono fermare. E che dire, a quest'uomo che è un bandito per eccellenza e che sta formando tanti banditi, e noi siamo tutti complici di questi piccoli banditi, direi di fare un applauso perché lo merita. Grazie, sento di sottoscrivere parola per parola quello che abbiamo appena sentito. Dicevo, il sindaco ci ha fatto un assist perfetto per il prossimo brano. Si parlava di processioni, un ritorno alla normalità implica anche che la città di Modica torni a celebrare quelle che sono forse le due feste più sentite dal popolo, e mi riferisco naturalmente alla Madonna Vasavasa e alla festa di San Giorgio. Qui abbiamo Don Antonio che saluto, insomma speriamo di dopo 2 anni di stop al terzo anno si possa ritornare. E oggi ci soffermiamo però su San Giorgio, Corrado, perché? Sì, ci soffermiamo su San Giorgio perché come associazione ci siamo prefissati sin dall'inizio di fare un recupero culturale delle nostre tradizioni. Abbiamo iniziato con San Giorgio, ma continueremo anche con le altre realtà a scavare e cercare di trovare se ci sono delle musiche, degli inni che venivano fatti nel passato. E quindi abbiamo riportato qualche anno fa la novena di San Giorgio in auge, era la novena praticamente profana che si cantava in giro, ormai la storia la conoscete. Poi per quanto riguarda San Giorgio c'è pure l'inno che si fa, praticamente un altro inno profano che si fa quando San Giorgio prende la rincorsa e corre, e quindi la cosiddetta carica. E c'è un altro inno, questo qua però è religioso, okay, che viene fatto, viene eseguito durante la festa, durante le messe del giorno, ed è O di Dio guerriero prode, quindi anche questo come la novena ha un testo, però è in italiano ed è dedicato proprio al santo Giorgio di Modica. Ve la facciamo ascoltare per notare un po' le differenze anche fra il profano e il religioso, anche se anche quest'inno ha sempre quel modus della cavalcata, no? Tanta di, ha sempre questo andamento, però è un po' più lento ed è un po' più solenne. E come sorpresa, non lo sanno nemmeno loro, però io ho detto di portare la libretta delle marce, il libretto delle marce. Ora vi eseguiremo in ordine, quindi la cavalcata, ok? Quindi la carica, poi la canzone di San Giorgio e per ultimo O di Dio guerriero prode, così anche voi le iniziate ad orecchiare, soprattutto l'ultimo, perché dalla prossima processione, speriamo presto, di San Giorgio suoneremo pure questa. È stata arrangiata dal maestro Sergio Civello, che dire. E quindi a voi San Giorgio, la banda musicale Città di Modica Belluardo Risatella. Thank you.
guerriero Brode. E che questi brani siano il miglior augurio per l'anno prossimo, per la festa del 2022. E adesso passiamo dal sacro al profano, perché andiamo a sentire un medley targato Disney, medley molto variegato, si va dagli abissi della Sirenetta, alla savana del Re Leone, dai paesaggi esotici di Aladdin a quelli incantati della Bella e la Bestia. E allora ci ascoltiamo il medley Disney. Thank you.
Bene, con questo medley si chiude la kermesse di apertura dell'anno musicale 21-22 della Scuola di Musica Peppino Calfo. Ringraziamo tutti voi che siete stati presenti questa sera, ringraziamo i ragazzi, i maestri. Naturalmente la musica è per tutti, la musica è gratuita e ci rivedremo, maestro, ci rivedremo sicuramente in giro per le strade e nei concerti. Lo spero io, ma lo sperano soprattutto loro, perché ormai mi tempesta, ma quando iniziamo le processioni, ma la suonano, di la suonano, perché è vero che da qualche parte suonano, però non si potrebbe, quindi noi ci atteniamo alla legge, come giusto che sia, e non suoniamo. Grazie. L'abbiamo potuto fare perché il sindaco ci ha dato la struttura, come ci ha dato la notificazione, le luci, lo ringraziamo per questo, ci dà la sala musica, ci dà tutto quello che ci serve. E voi date la musica. E noi diamo la musica dalla città. Grazie a tutti. Buona serata a tutti.